E un saluto da Dark e... Eccolo! Ciao a tutti ragazzi! E rieccoci su The Long Dark. Certo, vi ricordate, eravamo rimasti alla fattoria, ma prima di andare a perlustrare tutta quella fattoria, dobbiamo ricordarvi assolutamente che stiamo facendo il giveaway dei 300 iscritti. Vogliamo che partecipate in tanti, sì, perché siamo pronti a farvi tantissimi bei regalini. Quindi, chi volesse partecipare, vada sul link in descrizione che vi porterà al video dove spieghiamo tutto come partecipare. Basterà mettere tranquillamente, scrivere una hashtag DinoDog sotto quel video e la vostra serie preferita che state seguendo qua, su quella che vi piace sul nostro canale. Certo. Quindi dai, non perdiamo altro tempo. Vi ricordiamo soltanto che scade il 16, quindi... mi raccomando, state attenti che al 16 questo non si potrà più, perché se lo scrivete dopo il 16 noi non lo contiamo e quindi non verrete aggiunti nel coso che vedrete nell'estrazione particolare che stiamo facendo. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a visitare la fattoria Yayo. Ok ragazzi, eccoci qui dove eravamo l'ultima volta, alla fattoria Yayo. Vediamo un po', iniziamo subito a raccattare perché per lustrare, perché alla fine cioè questo gioco è un survival di sopravvivenza e in mezzo alla neve, quindi fa anche freddo. E dobbiamo raccattare quello che ci serve per sopravvivere. Sì, dobbiamo muoverci, spostarci, stando anche attenti che comunque da quello che so ci sono i lupi e gli orsi che potrebbero complicarsi la vita. Cioè, questo qua è già il terzo episodio. E non abbiamo, se non sbaglio, li abbiamo visti. E mi fa strano che siamo ancora vivi, sinceramente. Pensavamo saremmo morti prima. Anche perché non abbiamo modo per trovare l'acqua, non troviamo l'acqua, cioè c'è tutta sta neve ma non sappiamo come bollirla, come... Stiamo andando avanti a bibite energetiche? Cioè di solito nei vari giochi survival o la trasformi in acqua potabile oppure la bevi da altre risorse. Vedi, io vado avanti a questi. Mi sembra strano che... Berrettati. Che la soluzione al problema sia solo questa. Se potessero guidare queste cose sarebbe stato davvero più Infatti ce ne andavamo, trovavamo un rifugio. Beh, direi che andiamo una visitina. Che tanto c'è, no, quello l'abbiamo visto. Quello rotto là, no, vediamo dopo quando ci sarà la luce. Più luce. Adesso poi abbiamo ancora due orette di... Che non so onestamente quanto duri del gioco. Però comunque potremmo anche imparare i libri, visto che ancora dovevamo finire di impararli. In effetti, sì. Io così direi... poi possiamo usarli come combustibile. Qui il gioco ce l'hanno fatto tanto scuro. Prendimi i rottami. Con tutte le cose che abbiamo raccattato a quest'ora dovrebbe avere uno zaino pesantissimo. In teoria mi sa che siamo tanto pesanti. Barile da falò. Noi dobbiamo dare un'occhiata alle macchine. Vediamo un po'. C'è un cofano. Non ci si fa fare niente. Spegnimento. No, deve spegnerebbe la lanterna. Cos'è? Delle bende, bene, ma non ci siamo mai fatti male, quindi. Chissà. Cibo, che quello serve. Cibo e acqua ci servono da matti. Qui non c'è niente, non è bre magic. E niente, qui altro non vedo, quindi possiamo uscire dalla macchina. È proprio un fienile, eh. Beh, se c'è un fienile ci sarà anche una casa. Speriamo. Cosa sei tu? E che ci serve questo? Per affilare le lame, ma noi non abbiamo. Un'accetta. Abbiamo un'accetta. Quindi possiamo... Lì c'è un tizio morto. Possiamo uccidere i lupi per mangiarci. Non lo so se l'accetta. Stiamo fregando i vestiti. Va bene. Beh, tanto lui è morto. Lui non gli servono più. Le ho visto tutte, forse la stanza nemmeno. La scatola, no? La scatola me la fa prendere. La scatola, queste quali, romperebbe solo il legno. E non ci serve per adesso. Lo scaffale è vuoto. Proviamo ad andare a vedere più di sopra, ma mi sa che non c'è una casa vera e propria dove stare. Si può aprire questo? No. Proviamo a salire, che comincia a essere molto stanca il nostro personaggio, Ah bene, ci sono dei cassetti. Sì, ma non c'è un posto per dormire. Siamo nella cacca. Ci toccherà mettere. Chiuso. Questo è aperto. Un po' brutto. Usurato. Tutto qui? No, vabbè. Questo è interessantissimo, utilissimo, super direi. Cosa sei? Scatola di cartone, ma non ce ne frega. Una rivista da cui imparare qualcosa. Carne secca, bibite, che queste vanno tanto. Dei guanti, come sono stati messi. Non scegliete tanto.
Tu prendi. Prendiamo, tanto poi si riempie e non c'è a camminare. Ma e poi li buttiamo. Questo è un cassetto. È vuoto. Ha fatto un rumore strano. Siamo pesanti, vedo il simbolo del pesante là in basso. Troppa roba, dobbiamo buttar via qualcosa. Ragazzi, poi ci serviranno anche consigli su cosa tenere e cosa non tenere. Perché non possiamo prendere tutto e di più così. Come se non ci fosse un domani. Non possiamo fare i raccattoni come me. Se fosse per me io terrei tutto. Onestamente ancora non abbiamo ancora craftato mai niente. Forse una torcia, ma niente di che. Quindi non so, cosa facciamo ragazzi? Ci manca meno di un'ora alla luce rimasta. No, dormiamo qua. C'è il coso per fare il fuoco, è quello. Metteremo una brandina qui o dentro la macchina. C'è una scatola, attrezzi. Oh, ora non camminiamo più, è appeso. Allora, vediamo quanto riusciamo a accendere di questo fuoco. Vai, accendiamo. Facciamo un'ora? No, vabbè, adesso lo l'alimento. Vediamo un po'. Fai almeno 5 ore. 5 ore sarà un po' difficile arrivarci, 3, 4, no, questo libro sì, non dovrebbe servirci. Beh, ma comunque c'era tutta quella legna. 5 ore. Usiamo la torcia danneggiata per... No, questo no, dobbiamo imparare. Ma quale? Uno l'avevamo fitto, se non erro. Chi se lo ricorda. Facciamo 5 per adesso? Facciamo 5. Okay. Impara un po' e poi dormi. Ma va che ci serve la luce per dormire. Se si spegne il fuoco, se dura un'ora per il fuoco non... Ma questo dura 5 ore. E il libro potrebbe chiederti un po' di ore per dormire. Ah, vabbè, no, ma fai poco. Questo qua, allora, ricicla. No. Hai fatto l'ascia? Ma perché non me lo faceva leggere? Allora magari l'abbiamo già imparato. No, ma forse della caccia l'avevamo già imparato. Vedi che c'è il riciclo e l'ascia. La ricerca. È una ricerca, ho letto male. La ricerca. 8 ore di 10. 2 ore le puoi fare, così lo concludiamo. E lo usiamo per alimentare il fuoco. Infatti, tanto se l'abbiamo imparato, no? Direi che beviamo prima una cosa, una bevanda. Ma puoi anche mangiare un po'. Ma fa scendere la sete, quindi direi che... Ma guarda, facciamo una mangiata e poi usiamo, perché poi rivediamo la bibita che aumenta tutte e due. Dov'è una bibita salutare? Dai, aumenta tutte e due, così la pancia è bella piena, è a posto. E devo dire anche la sete. Ok. Ci sta andando abbastanza bene, a parte che vorrei trovare l'acqua. Oh, metti nel fuoco il libro. Fammi vedere un po' questo. Sì. 3 ore, vedi, adesso sono rimaste 3 ore. Ora usiamo ancora questo. Dormi ancora. Dormo. Legno, sì, vai, usa. È l'ultima, quindi abbiamo 5 ore di sonno. Vai. Dormi. Dormi per 6 ore, 7. Non so quanto te dormo così tanto. Ore di sonno, hai detto 7? Proviamo a vedere se 8. Sì, anche 8. Facciamo 8? 8, vai. Vediamo quante ne dorme. Sei sopravvissuto. Un giorno, 21 ore e 18 minuti. Ma come un giorno? Ma non è vero, abbiamo fatto più di una notte. Quanto manca? Meno di un'ora di buio. Buon, perfetto, possiamo... Sì, direi che è riposato. Sta bene anche di temperatura. Assetato. Diamogli da... Intanto che aspettiamo che venga giorno, si berrà. Ancora non è giorno. Manca meno di un'ora, c'è scritto, quindi... E approfittiamo, perché voglio vedere... Questi sono materiali per il craft. Ma mi spiegate come funzionano... Azioni... Cosa ci posso fare? Riciclare in bende, ok. Questo. Allora le trasformiamo in bende? Sì, vai. 20 minuti ciascuna. Ma aspetta, io adesso vediamo, perché so che forse può servire per riparare i propri vestiti anche. Perché da quello che so si rovinano. Direi che proviamo a uscire, vediamo un po'. Mi sa che la lanterna. Abbiamo lasciato la lanterna accesa, mi sa che c'è finita la lanterna. No, Darko! Non ci ho pensato, pensavo che non contasse se stasse dormendo. Lo spegneva, dai, cavolo! Non possono fregarci così nelle cose. Nah. Si vede qualcosa, dai, andiamo a proillustrare. Quindi ormai... Però c'è la bufera adesso. Cioè, c'è la neve in giro. Meno 31 gradi, oh mio Dio, moriremo. Cos'è stato sto bip? Cos'è stato un uccello? Cioè, cos'è? Si fa più difficile adesso? Penso di sì. Conta che non abbiamo legna, quindi anche se. Vabbè, la raccattiamo in giro. Sì. Questo è il disostrutto. E adesso non vediamo neanche più bene lontano. Quindi, dove andiamo? Forse più in là c'era qualcos'altro. Quello non è una cosa buona. Cos'è? Mi sa che è un lupo quello là in fondo. Beh, ma tanto tu adesso hai un'accetta. Ma non la posso usare come arma, l'accetta. Perché? Di armi vedi che non ne ho. Oh! L'accetta mi sa che gioco, che gioco antiquato e da me la mentalità chiusa. Allora, vediamo se ci va bene, riusciamo a girare il lupo e voglio andare... Dove c'è quel coso là? Per vedere se c'è qualcos'altro.
Stai buono. Poverino, magari anche lui è tutto da solo che va in giro come te. È quello là? Sì, è quello che sta scappando più lontano. Vai lontano. Perché sta scappando? Ma che ne so, i lupi per fortuna a noi ci sta dando abbastanza meno problemi, perché sono come i nostri dinosauri di Jurassic Park, hanno dei problemi seri. Non c'è niente in quello. No, moriremo. Siamo durati fin troppo. E una giornata è andata. Adesso vediamo questa giornata con le mani blu. Quello c'ha le mani questo tizio. Ci credo. Ma non aveva i guanti. Raccogliamo qualche bastoncino. Questo farà perdere un po' di tempo, ma ci servirà poi se dovessimo fare qualcosa in giro. Selezionalo. Ci metterà 45 minuti e consumerà 94 per far calorie. Che cosa? Per fare questa legna e la esca. Oh mio Dio, che è successo? Ha freddissimo adesso. Ragazzi, moriremo congelati. No, per quei pochi di legna lì non mi serve. Come faccio? Corri, scaldati un po'. Corri. Dici che si scalda? Non lo so. Di logica? No, non si sta scaldando. Come facciamo, ragazzi? Devo trovare un posto. Un ponte? E che mi faccio di un ponte? Riusciamo a attraversare senza che si rompa il ghiaccio? Via. No, ragazzi, come facciamo? Si è ghiacciato. Ma dai, per prendere la capotuta legna si è ghiacciata. Noi teniamo la bella. C'è la macchina. Ecco, magari puoi dargli fuoco. No, non salta. Ok, qui è riuscito a superare. Ma siamo già passati di qua? No, di qui no. Ah, fico. Cosa facciamo in cavolo in questi cofani? È chiuso. No, non mi dica che è chiuso da me. Allora, io parto prima da dietro. Giornale. Cos'è? Gli stessi drop, c'ha. Cioè. Ah no, c'è qualcosina in più. No. Un pugnale. Oh, questo te lo conta come arma. No. Pugnale da caccia. Serve per sbudellare, prendere la roba. Ma dai. Ma non ha senso, partono prima dalla fine per poi... Scusami, che cosa sbudello se non posso ucciderlo? C'è qualcosa, ragazzi, ho visto qualcosa uscendo dalla macchina. Speriamo che sia qualcosa per scaldarsi. Vedo... Ma cos'è? Un fienile? Sempre qualcosa. Oh, c'è una casa! Casa! E dei cervi! Prova a ucciderli con cosa? Guarda che già scappano! Col pugnale! Ma sì, non. Non c'ho armi! Mi sa che l'unica arma in questo gioco è il fucile, che non abbiamo ancora fottutamente trovato. E se qualcuno ha dei consigli ce lo dica, perché sennò. Ma che poi scusa, ma perché siamo finiti qua? Come siamo finiti? Non lo so! Come siamo finiti qua in mezzo alla Siberia? Non è la Siberia. Che posto è? L'Alaska? Non lo so. Dai, no! Devo correre, corro. La casa sarà più calda? È anche una bella casa, devo dire, ragazzi. Che ne è dite? Carina. Sarà più calda cascina e ci sarà... Cascina di Pleasant Valley. Oh, una cascina. Dai, magari c'è pure una signora c'è simpatica. Anche io dormo nella cuccia. Magari c'è anche una signora simpatica che ci prepara un brodino caldo. Permesso. Chiudi. Chiudi. Tanto chiudi. È tutto aperto lì. Oh... Forse siamo salvi, accendo un fuoco là. Datemi qualcosa per accendere che non voglio che mi muoia. Ma che bella casa! È bellina, da qui. Lì, da quello. Cosa? Quello per questo. Accendere, sì, fornello. Ok, accendiamo assolutamente, mi basta giusto per riscaldarsi un po'. Oh. Sì, sta salendo, ok. Ok, ragazzi, abbiamo trovato questo. È morto un attimo la webcam. Comunque, stavo dicendo, abbiamo trovato questa casa, finalmente ci siamo riusciti a sopravvivere ancora, e nel prossimo video andiamo a esplorarla molto bene, dettagliatamente, perché certo. Mi sa che qua ci sarà bel materiale, e forse troveremo anche un'arma. Secondo me sì, un fucile sì, dai, una cascina, cioè... È possibile, dai, ci saranno stati lupi anche prima del freddo, quindi si saranno difesi in qualche modo. No, infatti sono morti tutti. No, lì è stato il freddo a ucciderli, però non so cosa possa aver distrutto così una città, però vabbè, forse lo scopriremo più avanti, chi lo sa. Comunque, se questo video vi è piaciuto, potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete trovarci sui nostri social network, che sono Facebook e Instagram, e potete venire a chiacchierare e anche a scrivere, fare tutto quello che volete sul nostro Discord, che trovate sempre comunque il link in descrizione. E che dire, da Dark è tutto, ad un prossimo video! Ciao!